audiolibro. Con soddisfazione ho potuto portare all'Università di Brescia, baricentrica, come sapete, delle attività di fonderia che sono svolte nel nostro paese, che stanno per la grande maggioranza nel triangolo lombardo, veneto, emiliano, e noi abbiamo la fortuna di trovarmi proprio al centro, e grazie di essere qua. Il programma l'avete tutti, io intanto presento le persone che avete di fronte e che si occuperanno della prima parte della mattinata. Ben conoscete, Roberto Arrati, sono attualmente il presidente di Assofond. Poi mi piacere presentarvi il professor Maurizio Memo, che è prorettore con delega al coordinamento e attività di ricerca, internazionalizzazione e formazione. Buongiorno, grazie di essere qua. E poi il direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale, professor Rodolfo Paglia. Buongiorno, grazie a te. Io parto subito con il mio slide, con un'indicazione un po' dei motivi per cui siamo qua e delle sfide che abbiamo davanti. Ecco. Da un anno io ho preso l'onere e l'onore di rappresentare l'associazione, e il tema dei rapporti fra di noi e il mondo universitario è un tema a cui credo molto e credo che sia assolutamente uno dei nodi centrali necessari per la competitività del nostro sistema nell'economia globalizzata di questi tempi. Si è parlato tante volte di lontananza tra il nostro mondo e quello dell'università, ma è capitata l'occasione a Vicenza 2 anni fa, proprio grazie al confronto con il professor Stefanescu, con cui poi avrete modo di confrontarvi anche voi, che ci aveva in quell'occasione suggerito dei metodi molto semplici per cercare di riavvicinare i nostri mondi. E banalmente si era detto: beh, inizia, prova, fai qualcosa, organizza una cena e cominciamo da lì a conoscerci e a vedere che cosa si può riuscire a costruire. Non è un percorso facile, è un po' lungo, bisogna spingere tante persone in tante direzioni, ma qualcosa si è messo in moto. Ecco, il progetto faticosamente costruito, messo assieme, ruota attorno a un gruppo di 8 fonderie che hanno aderito a questa idea, un'idea che vuole, attraverso l'istituzione di un certo numero di dottorati di ricerca presso università diverse interessate ai nostri temi, creare una maggiore conoscenza delle nostre problematiche e dei bisogni che la nostra industria ha, e allo stesso tempo ottenere una maggior visibilità da entrambe le parti. Le università devono avere una visione un po' più chiara di cosa serve a noi, e noi dobbiamo avere un'idea un po' più chiara di cosa le università possono, stanno già facendo e possono fare di più. Ecco, il progetto, vado avanti leggendo un po' lei. Quindi l'obiettivo a lungo termine è, uno degli obiettivi è quello di realizzare un manuale di progettazione meccanica al passo dei tempi della calcolazione delle misurazioni dinamiche delle caratteristiche dei materiali, anche considerato la presenza di difetti. È esperienza costante mia di questi anni, ma di tutti i colleghi con cui mi sono confrontato, quella di incontrare clienti, progettisti che manifestano conoscenza, spesso diplomatico, non completa del fenomeno della fusione e di cosa possono avere, o dei vizi che si possono incontrare in un getto, quando, soprattutto quando questo è stato sviluppato partendo magari da un disegno per una costruzione saldata. Questa cosa presenta spesso e volentieri dei punti sui quali è utile e molto, molto produttivo per le nostre industrie e per le nostre aziende andare a ragionare e sviluppare miglioramenti. Iniziando così, poi ci siamo accorti che, oltre aspetti prettamente geometrici o aspetti legati alla maggior colabilità del componente del disegno, se corretto in qualche modo da suggerimenti e da consigli che viene alla nostra pratica, ci siamo accorti che anche sotto il profilo proprio della scelta del materiale o della conoscenza del materiale nelle diverse sezioni, negli incroci, negli sviluppi che questo viene a avere, c'era uno spazio per degli importanti miglioramenti.
Quindi questa ricerca di sviluppare una cultura di fonderia è in qualche modo sempre parte dell'obiettivo, quindi più formalmente, più a lungo termine, un manuale di progettazione meccanica. Nella strada per arrivare a questo, lo sviluppo di una cultura di fonderia condivisa che ci porti a diventare più performanti attraverso una progettazione più sicura e conseguentemente più leggera e più economica. Questa cosa porta competitività a noi, porta competitività a tutto il sistema. Dicevo, in questo c'è anche, senza falsa modestia, ma con consapevolezza di quello che in realtà siamo stati capaci anche di fare noi come sistema, quello di riuscire a portare anche all'università alcuni elementi di pragmatismo e di senso pratico nell'orientamento delle loro attività. Infatti, soprattutto negli ultimi anni con la crisi finanziaria in cui ci siamo trovati e tutto il sistema è stato, anche le università hanno aperto un po' di più probabilmente le mani della collaborazione, e con l'esperienza che ho avuto io c'è una disponibilità a collaborare molto più importante di quella che credessi prima, e ci sono assolutamente delle competenze importanti che ci ha augurato da parte nostra non valorizzare e non sfruttare, sia nel mondo dell'università e sia nel mondo dei nostri fornitori, che in questo contesto possono e vogliono in realtà darci tanto. Ecco, avremo modo nel corso di questi due giorni di capire meglio i contenuti e come la cosa può declinarsi in funzione delle esigenze di diverse fonderie e diversi fornitori. Ringrazio di avermi supportato e passo la parola agli illustri professori. Grazie.